Ragazzi, siamo pronti. Vedete, alziamo un po' la proiezione. Ok, questo è il massimo che riusciamo a fare. Allora, oggi come argomento torniamo un po' su quella che fin dall'inizio del corso abbiamo identificato come parti fondamentali, che concetti di base che ritornano nello studio di tutte quante le macchine. In particolare affrontiamo il cosiddetto problema dell'equilibrio radiale, che è particolarmente importante per quanto riguarda lo studio delle macchine assiali, quindi compressori di cui già siamo occupati e turbine di cui ci andremo a occupare nelle prossime lezioni. Il problema è quando abbiamo a che fare con macchine che sono destinate ad elaborare grosse portate, le sezioni meridiane crescono, ha poco senso considerare uniforme il flusso all'uscita di un condotto rotorico, ad esempio. Basta che facciamo il caso di una macchina assiale in cui c'è una grande differenza tra quello che è il raggio alla base della pala e quello che è il raggio all'apice della pala, cioè abbiamo a che fare con pale molto alte, molto lunghe. In questo caso basta che consideriamo la variazione della velocità periferica, della velocità di trascinamento V, ci rendiamo conto, qui sulla slide vedete un esempio, tre sezioni, apice, mezzeria, tre condizioni, apice, mezzeria e base della pala. Stessa C con 1 cambia completamente l'andamento della W con 1 perché cambia la velocità U che sta alla base del nostro triangolo delle velocità. Quindi ok, in una prima approssimazione possiamo anche fare un approccio allo studio della macchina basato soltanto su quello che succede al diametro medio. Però se vogliamo entrare un po' più in profondità nello studio dello stadio dobbiamo appunto considerare queste variazioni e magari adottare un approccio un po' diverso, quello cosiddetto delle macchine parziali, cioè in realtà scomponiamo il nostro canale rotorico in una serie di tubi di flusso, quindi abbiamo a che fare con delle superfici che in ogni punto risultano tangenti al vettore delle velocità, superfici attraverso le quali è flusso, è nullo quindi il flusso, non c'è flusso di massa attraverso queste, sono delle pareti reali, delle superfici che ci vanno a definire una serie di macchine per le quali potremo ritenere uniformi l'andamento macchina 1, macchina 2, macchina 3 e così via, delle varie grandezze all'ingresso e all'uscita, in maniera poi da poter applicare le relazioni, ad esempio di Eulero e così via, le solite relazioni che siamo abituati a utilizzare appunto nello studio delle macchine. Difatti questo ci porterà poi a avere delle macchine in cui le pale sono fortemente svergolate, perché per l'appunto se torniamo sopra e poi il triangolo delle velocità, se consideriamo che quelle sono le W all'ingresso, ad esempio, della correttatura di una turbina, è chiaro che gli angoli geometrici che presenterà la pala di questa turbina saranno molto diversi quando appunto passiamo dall'apice alla mezzeria e infine alla base. Ora, focalizziamo l'attenzione soprattutto al caso delle macchine assiali, dove in realtà, quando, ripeto, l'altezza di pala è abbastanza elevata rispetto al raggio medio, non possiamo più assicurare le variazioni delle varie grandezze termofluidodinamiche lungo la pala stessa, sia per le turbine che per le compressori. Lì sulla slide ho riportato delle regole pratiche da considerare, appunto, fin dove è accettabile un'ipotesi di flusso uniforme, trascurando quello che accade quando ci muoviamo lungo il raggio, quindi lungo l'altezza della pala, e invece quando dobbiamo cominciare a tenerlo in considerazione. Ora, caso delle macchine assiali, in realtà nelle nostre macchine assiali le schiere, sia quelle fisse che quelle rotoriche, se ben ci pensiamo, servono proprio a far variare la componente periferica della velocità, quella che noi in genere indichiamo come C con 1.
alcune schiere aumentano il valore della C, fanno aumentare il valore della C1. Ad esempio, in un compressore assiale, se ritorniamo ai triangoli delle velocità che abbiamo disegnato nelle lezioni scorse, la schiera rotorica è tale da rallentare la velocità relativa, ma in realtà fa crescere quella che è la velocità assoluta, la C. Se è costante la componente meridiana, far crescere la C significa far crescere la sua componente periferica o tangenziale, quindi aumenta la C con U. Il contrario accade nella schiera statorica, dove la C con U, la componente periferica, tende a diminuire mentre la componente meridiana rimane costante, e questo fa sì che il modulo della velocità C, della componente della velocità assoluta, tende a diminuire lungo la schiera statorica. Obiettivo appunto della schiera statica. Ora, quindi in realtà all'interno delle nostre schiere palari di un compressore assiale, o lo stesso all'inverso accade per la turbina, abbiamo che il fluido si muove lungo delle traiettorie che possiamo approssimare come delle eliche fondamentalmente, perché contemporaneamente avanza lungo la direzione assiale e, per il fatto che c'è questa componente periferica diversa da zero, tende a ruotare rispetto all'asse stessa della macchina. Ora, se abbiamo un elemento di fluido che tende a ruotare rispetto a un asse, sorge che cosa? Sorge una sollecitazione centrifuga. Sollecitazione centrifuga che sarà data proprio dal valore dell'elementino di massa moltiplicato per l'accelerazione centrifuga, ossia proprio il valore della componente periferica C con U elevato al quadrato fatto il raggio. Quindi in realtà all'interno dei nostri canali, sia statorici che rotorici, siccome il flusso, mentre si muove in direzione assiale, contemporaneamente sta ruotando perché possiede una C con U generalmente diversa da zero, significa che i nostri elementini di massa sono soggetti all'azione di una forza centrifuga. E cosa fa quell'azione di questa forza centrifuga? Tende ad allontanare l'elementino di massa dall'asse stesso della macchina. Fino adesso noi ci siamo preoccupati solo di quello che accade. In realtà abbiamo iniziato con un approccio monodimensionale, poi facendo un po' di aerodinamica ci siamo cominciati a preoccupare in due dimensioni di quello che accade nel canale intravalare. Oggi cerchiamo di capire anche cosa accade lungo la terza dimensione, quindi in una macchina assiale, quando ci spostiamo lungo il raggio, quindi ci spostiamo lungo l'altezza della pala. Beh, ci accorgiamo in questo semplice ragionamento che ogni elementino di massa è sottoposto all'azione di questa forza centrifuga. Facciamo l'ipotesi di avere a che fare con un fluido comprimibile, cosa accade? Il fluido tenderà ad essere schiacciato in realtà contro la cassa della macchina, a seguito proprio di questa sollecitazione centrifuga. Cosa accade? Aumenta la pressione. Quindi tenderà a redistribuire. Tenderà a crearsi all'interno delle nostre schiere, quando ragioniamo appunto muovendoci lungo il raggio, una distribuzione di pressione che in qualche modo tenderà ad equilibrare quella che è la spinta della forza centrifuga. Quindi ci dobbiamo aspettare che lungo l'altezza della nostra pala la pressione tenda ad aumentare. Entriamo un po' più nel dettaglio. Se supponiamo di avere l'ingresso al nostro stadio, qui è rappresentato lo stadio di una turbina, statore e seguito successivamente da un rotore, abbiamo flusso che arriva bello uniforme proprio all'ingresso dello stadio, facciamo questa ipotesi, quindi non abbiamo nessuna componente radiale in realtà della velocità, il flusso si muove lungo quelle che sono delle linee di corrente parallele all'asse stesso della macchina. Entra nello statore. Beh, lo statore della turbina è concepito proprio per accelerare il flusso, come abbiamo detto a suo tempo quando abbiamo richiamato la termodinamica degli stati. Se immaginiamo di lavorare con una C con M costante, componente mediana delle velocità costante, accelerare il flusso significa che tende a creare una C con U. Tanto è vero che lo statore della turbina deflette il flusso, come richiameremo anche nelle prossime lezioni, allontanandolo da quella che è la direzione assiale. Appunto, tende a generare una componente periferica della velocità assoluta. Questo
Ossia, man mano che il nostro riempitivo di fluido avanza all'interno dello statore, questo sarà soggetto a una forza centrifuga sempre più alta, che tenderà, come abbiamo detto prima, a spostare la sua traiettoria facendo sorgere una componente radiale che tende a portarlo appunto verso l'alto, verso la cassa della macchina. Il campo delle pressioni a seguito di questa, appunto, proprio di questa compressione tenderà ad aumentare, cercando di riequilibrare appunto gli andamenti di questa forza centrifuga. Esce dalla palettatura il flusso, si muove in quello che è l'anus, lo spazio che esiste tra palettatura statorica e rotorica. Qui non c'è più nessuna azione che tende a far aumentare la C1U, in realtà non c'è nessuno scambio di energia. Questa tenderà a conservarsi. Si è soliti fare l'ipotesi che quando il flusso si muove al di fuori delle palettature, che sono delle generatrici o delle distruttrici di componente periferica della velocità, diciamo così, esso si trovi effettivamente sempre in una condizione di equilibrio dal punto di vista dinamico, per cui questa ridistribuzione della pressione causata da questa distorsione di quelle che sono le traiettorie eseguite dalle particelle sia tale effettivamente di equilibrare quella che è la sovraccitazione centrifuga del flusso. Quindi qui faremo l'ipotesi, chiameremo questa ipotesi ipotesi dell'equilibrio radiale, che quando il flusso si muove in questo spazio, nell'annulus, ma anche quando si muove a monte e quando si muove a valle della palettatura, la distribuzione delle pressioni sia tale da equilibrare la spinta centrifuga, per cui in realtà non ci sia alcuno spostamento degli elementi di fluido in direzione radiale. Ipotesi che non possiamo fare invece all'interno delle palettature, delle schiere stesse, perché purtroppo all'interno delle, cioè purtroppo, lo scopo della schiera appunto è proprio quella di generare o distruggere una C1U. Quindi la forza centrifuga cambia di continuo. Analogamente la distribuzione delle pressioni tenderà a seguire queste variazioni della forza centrifuga cambiando la sua distribuzione, il suo campo. Nello statore abbiamo questo andamento, il rotore della turbina in realtà tenderà a riportare il flusso nella direzione assiale, a farne diminuire la componente periferica della velocità. Quindi, quando l'elementino di fluido entra nella palettatura rotorica è soggetto a una distribuzione di pressione tale per cui se la forza centrifuga comincia a diminuire, questa pressione tenderà a respingere verso il basso l'elementino del fluido, per cui in realtà la traiettoria poi, al contrario, tenderà ad allontanarsi da quella che è la cassa e tenderà invece a riavvicinarsi a quella che è il mozzo della nostra valle, è il mozzo su cui è montata la nostra valle. Quindi abbiamo questo strano gioco delle linee di corrente. Ripeto, noi faremo l'ipotesi di equilibrio radiale che si è solito fare nelle macchine. Lì dove non c'è variazione della C1U, quindi negli spazi di annus, nei gap, negli spazi che esistono tra le varie schiere, che effettivamente lì quasi istantaneamente si genera una condizione di equilibrio e tale permanga tra distribuzione delle pressioni e forza centrifuga. Quindi qui in queste zone assumeremo effettivamente che il flusso si muova seguendo delle traiettorie che, almeno per quanto riguarda la loro traccia nel piano meridiano, siano delle traiettorie rettilinee. Quindi in realtà si starà muovendo, se mantiene ancora un valore della componente periferica, si starà muovendo su una superficie cilindrica. Si parla in tal senso di moto a falde cilindriche. È chiaro che questa condizione di equilibrio c'è una rincorsa tra quella che è la distribuzione delle pressioni e quella che è la sollecitazione che tende a modificarla questa distribuzione, ossia le forze centrifughe, per cui in realtà soltanto una certa distanza dei bordi di uscita dei vari canali sarà rispettata dall'ipotesi di equilibrio dinamico. Consideriamo. Allora mettiamoci al di fuori delle schiere palari, mettiamoci appunto in quello spazio, in quel gap che esiste tra una schiera e la successiva. Analizziamo un attimo questa condizione che stiamo ipotizzando. Se esiste equilibrio dinamico,
Ossia quindi se ogni elementino di fluido che possiamo immaginare non si sposta lungo il raggio, perché appunto c'è equilibrio tra le azioni dirette in questa direzione. Andiamo un attimo a vedere quali sono queste azioni che agiscono. Di sicuro la forza centrifuga, quindi dm per cu al quadrato fratto r. E poi facciamo il caso di un modo permanente, facciamo anche l'ipotesi che il flusso sia in viscido, come abbiamo visto in genere è lecito fare quando siamo abbastanza lontani dalle superfici, quando, dalle superfici velari, quando siamo lontani quindi dagli strati, quando siamo al di fuori degli strati limite. Supponiamo trascurabili tutte le altre forze esterne che possono essere applicate, se consideriamo un elementino di massa in un sistema di riferimento basato sull'asse della nostra macchina, quindi ragioniamo in termini di z, direzione assiale, r, direzione radiale e θ, direzione circonferenziale, un sistema di riferimento cilindrico. Se andiamo a scrivere l'equilibrio tra quelle che sono le azioni, ossia l'azione esterna delle forze centrifuga, le azioni interne dovute agli sforzi normali, ossia gli sforzi legati a all'esistenza di una pressione in senso dello stesso, se trascuriamo gli infinitesimi di ordine superiori, l'equilibrio dinamico scritto per quell'elementino di massa, quell'elementino di fluido, avente volume r dθ per dr per dz, spostandoci anche lungo quello che è l'asse della macchina stessa. Se trascuriamo gli elementini di ordine superiore, l'equazione di equilibrio e imponiamo l'equilibrio tra queste due azioni, si riduce matematicamente a questa relazione, molto semplice. Ossia, questo si traduce, quello che avevamo, ci traduce in termini matematici quello che avevamo intuito da un punto di vista fisico, se a raggio R io ho una componente periferica delle velocità Cu diversa da zero, questo significa che devo avere un gradiente di pressione positivo lungo il raggio, quindi una pressione crescente dalla base verso l'apice. Indipendentemente se il fluido è comprimibile o meno, perché per introdurre l'argomento vi ho detto consideriamo un fluido comprimibile che viene schiacciato e quindi le traiettorie che si modificano. Ma anche se il fluido è a proprietà costante e si comporta come un corpo rigido, tra virgolette, si deve instaurare un gradiente di pressione al suo interno che vada appunto a equilibrare quella che è la sollecitazione centrale. Quindi, ripeto, noi oggi studiamo un pochino quello che accade quando ci muoviamo nella terza dimensione, quella che di solito ignoriamo nei nostri studi perché tendiamo a focalizzare il tutto sul piano intrapalare. Muoviamoci nella sezione meridiana, scriviamo quello che è. Andiamo a fare delle considerazioni basate sull'equazione di energia o alla sezione 0 o alla sezione 1 o alla sezione 2. Consideriamo in particolare come può variare l'entalpia di ristagno quando o alla sezione 0 o alla 1 o alla 2 ci andiamo a muovere lungo il raggio. Ora, l'entalpia di ristagno bloccato, ripeto, la stazione di osservazione, siamo in un annulus, al di fuori delle schede palari. Entalpia di ristagno lungo il raggio ovviamente è data dall'entalpia statica lungo il raggio più l'energia cinetica lungo il raggio. In generale la nostra vettore velocità c ha una componente assiale più una componente periferica, più una componente radiale.
Quindi qui compare il modulo della velocità, l'entalpia di ristagno sarà pari all'entalpia statica più 1/2 c alla seconda più c con 1 alla seconda più c con r alla seconda. Differenziamo la variazione dell'entalpia di ristagno lungo il raggio sarà pari alla variazione dell'entalpia statica, tra virgolette statica, che abbiamo lungo il raggio, più 1/2 la derivata lungo il raggio del modulo della velocità ci ricordiamo che dalla seconda di Gibbs dH è uguale a T dS più dP su ρ andiamo a sostituire, quindi la derivata dell'entalpia lungo il raggio sarà pari alla temperatura per la derivata dell'entropia lungo il raggio più la derivata della pressione lungo il raggio fratto ρ. Riarrangiando possiamo ottenere questa relazione. Il volume specifico, l'inverso della densità che moltiplica la derivata della pressione lungo il raggio è pari alla derivata dell'entalpia di ristagno meno T, temperatura per la derivata dell'entropia, meno 1/2 la derivata del modulo della nostra velocità assoluta al quadrato. Questa è valida in generale, ovviamente. Facciamo l'ipotesi di equilibrio radiale. L'ipotesi di equilibrio radiale che significa? Significa che la C con R è 0 e che l'azione della forza centrifuga e l'azione del gradiente di pressione sia tale da equilibrarsi, sia quindi sia vera questa la relazione che abbiamo ricavato precedentemente. Quindi qui C con R la imponiamo pari a 0, al posto di 1 su ρ del P su dR andiamo a mettere Cu alla seconda fratto R. Se alla sezione 0, alla sezione 1, alla sezione 2 è soddisfatta l'ipotesi dell'equilibrio radiale, allora la derivata dell'entalpia di ristagno deve seguire l'andamento previsto da questa relazione in funzione della C con A, della C con U e dell'entropia. Possiamo esplicitare la derivata, ovviamente la derivata della C con A alla seconda in dr 1/2 è esattamente CA e la derivata della C con A rispetto al raggio, lo stesso per quanto riguarda la componente periferica. Otteniamo la prima equazione che è riportata sulla slide, che è il cosiddetto equilibrio radiale non isentropico. Non isentropico perché è previsto che lungo il raggio possa esserci una variazione della grandezza entropica, che in termini più generali può sicuramente accadere. In genere noi faremo un'ipotesi che in realtà è un'approssimazione, non è tanto rispettata, anzi non lo è praticamente mai. Supporremo per i nostri calcoli di progetto che l'entropia lungo il raggio non varia, che difatti porterebbe ad avere un rendimento costante delle varie macchine parziali
andremo a dividere la nostra azione mediana quindi assumeremo il livello dell'entropia rispetto al raggio uguale a 0. L'equazione dell'equilibrio radiale si riduce alla cosiddetta ISRE, l'equazione dell'equilibrio radiale in condizioni isentropiche. Derivata dell'entalpia di Stan rispetto al raggio uguale CA per la derivata della componente assiale della velocità rispetto al raggio più componente periferica per la derivata della componente periferica più C u alla seconda su R, ossia l'accelerazione centrifuga. Possiamo riscriverla in un modo un po' più graziato. L'entropia di Stan rispetto al raggio uguale CA di CA in R più mettiamo in evidenza CU su R quindi avremo R per la derivata di CU in R più C con 1 arrivando quindi a questa che è l'espressione che di solito viene data appunto come espressione dell'equilibrio radiale in condizioni isentropiche. Abbiamo tre termini quindi legati tra di loro, la variazione dell'entalpia di Stagna, variazione della componente assiale della velocità, variazione della componente periferica. La componente assiale della velocità e la componente assiale della velocità sappiamo che si lega a quella che è la portata, è stata volumetrica elaborata, come siamo soliti dire. La componente periferica si lega al lavoro scambiato. Se consideriamo quello che potrebbe essere un fluido a pressione costante, l'equazione dell'equilibrio dinamico che troviamo, la ritrovate. La potete ricavare facilmente dalle equazioni che abbiamo scritto prima, ottenete la relazione appunto scritta in fondo alla slide. Ripeto, queste sono valide qui 0, 1, quando siamo al di fuori delle pale assumeremo di essere condizioni delle schiere palari assumeremo di essere in condizioni appunto di equilibrio dinamico in senso radiale. Ora noi utilizzeremo queste relazioni in fase progettuale per effettuare da un punto di vista pratico il cosiddetto svercolamento delle pale. In realtà andrebbero utilizzate in maniera più approfondita per effettuare effettivamente il disegno della sezione meridiana. Noi in questo poi faremo qualche approssimazione nel corso delle nostre esercitazioni.
come abbiamo detto, queste relazioni legano le variazioni in senso radiale dell'entalpia di ristagno alle variazioni in senso radiale della componente assiale della velocità legata alla portata, alla variazione in senso radiale della componente periferica che invece è legato al lavoro che la nostra macchina è in grado di elaborare. Quello che faremo è che poi ne daremo un esempio pratico. Generalmente in fase di progetto si procede in questo modo: si assegna un andamento radiale alle C con U, alla componente periferica della velocità, il che di fatti equivale a fissare lo scambio di lavoro tra fluido e pala lungo la stessa altezza della pala. Questo in qualche modo ci servirà a fissare i valori dell'entalpia di ristagno che avremo alle stazioni 0, 1 e 2. Si procede in genere in modo da avere andamenti dell'entalpia di ristagno costante lungo il raggio. Dopodiché, dall'equazione dell'equilibrio radiale, dalla ISRE in genere, che è più semplice, assumendo appunto che ci sia isentropia lungo la direzione radiale, si va a regolare, a ottenere quello che è un andamento della componente assiale delle velocità. Normalmente nel fare questa trafila, che ripeto adesso mettiamo in pratica, seguendo un criterio di svercolamento, appunto si utilizzano diversi criteri che stanno alla base di questo primo passo, cioè ogni criterio assegna in maniera diversa l'andamento radiale delle velocità tangenziali. In realtà abbiamo diversi criteri che vengono utilizzati: cosiddette pale svergolate a vortice libero, vortice forzato, pale direttrici cilindriche, pale a grado di reazione costante ed altre ancora, in realtà, in cui si fissano poi degli andamenti analitici per quanto riguarda la C1 o delle gambe C1-C1M e si fanno una serie. Noi non entreremo nello specifico di tutti quanti questi criteri di svergolamento, in realtà a modo esempio utilizzeremo soltanto il primo, che poi sarà quello che utilizzeremo anche nelle esercitazioni che andiamo a fare. Però sappiate appunto che il primo criterio, quello cosiddetto a vortice libero, che forse è il più antico di tutti quanti i criteri di svergolamento, è il più intuitivo, in realtà poi è quello che tende a creare più problemi, per cui è anche quello meno utilizzato. In letteratura trovate gli sviluppi analitici per tanti altri approcci, appunto quelli che vi ho rapportato sulla slide. Vortice libero. Facciamo riferimento allo stagio di una turbina assiale. Quindi 0 monte statore, 1 valle statore, 2 valle rotore. Supponiamo che questo sia proprio il primo stadio di una macchina, di un'eventuale macchina multistadio. Per cui qui abbiamo il flusso alla sezione 0 che arriva da quella che è la bocca di presa della nostra macchina. Per cui possiamo, come in genere accade per tutte quante le macchine, non facciamo troppa fatica a ipotizzare che effettivamente alla sezione 0 il flusso abbia un andamento assiasimmetrico. Non ci sia alcuna componente periferica della velocità, quindi alfa con 0, alfa la sezione 0, secondo le nostre notazioni è 90 gradi. Quindi il flusso che non ha scambiato energia con niente, l'entalpia di ristagno è praticamente costante. Se abbiamo del vapore vivo è quello che è stato messo a disposizione dal vapore che è stato fatto bollire, poi è stato vaporizzato e surriscaldato all'interno del vapore. Era il nostro generatore di vapore. Quindi sicuramente alla sezione 0 riteniamo che l'entalpia di ristagno riferita alla sezione 0 non vari lungo il raggio, che sia rispetto all'equilibrio radiale, che sia sicuramente CR pari a 0. Il flusso attraversa la nostra palettatura statorica,
Nella palettatura statorica non c'è scambio di lavoro, ovviamente, neanche fare una palettatura fissa. Facciamo la solita ipotesi di diabeticità. Quindi in realtà, come abbiamo scritto tante volte, HR1 è pari ad HR0 e terapia di ristagno non varia quando il fluido attraversa la palettatura statorica. Quindi anche l'entalpia di ristagno al bordo 1 non varierà con il raggio e rimarrà quindi un valore costante. Parleremo di palettature svergolate a vortice libero se il primo passo è imporre un andamento delle componenti periferiche, della componente periferica della velocità. Se al bordo 1 e al bordo 2 le nostre pale saranno disegnate in maniera da rispettare questa condizione. R per ciclo 1U uguale una costante K1. Al bordo 2 R per C2U pari a una costante K2. Quindi abbiamo che la componente periferica al bordo 1 e al bordo 2 variano entrambe in maniera inversamente proporzionale al raggio. K1 e K2 sono due costanti, potrebbero anche essere nulla. L'unica cosa importante è che appunto il valore sia costante, sia fisso. Perché in questo caso, se è verificata questa condizione, il lavoro di palettatura che possiamo calcolare come? Stiamo parlando di una turbina, quindi macchina motrice, il lavoro di palettatura U. Secondo la relazione diretta di Eulero C1U meno C2U diventa pari a U K1 su R meno K2 su R. Di palettatura, la velocità periferica U è la velocità di rotazione della nostra macchina per il raggio a cui stiamo facendo i nostri punti. K1 su R meno K2 su R, ossia omega K1 uguale costante. Cioè, facendo questa ipotesi, ipotizzando l'andamento, questo particolare andamento delle velocità periferiche, la conseguenza immediata è che il lavoro di palettatura non cambia con il raggio. Ma resta costante. Ci ricordiamo che l'entalpia per l'equazione dell'energia, adesso rimuoviamoci di nuovo in senso assiale, seguendo quello che è l'evoluzione del volantino di fluido lungo la sua traiettoria. Il lavoro
di valutatura è pari ad HR1 meno HR2, ossia l'entalpia di ristagno lungo il raggio della macchina è pari all'entalpia di ristagno lungo il raggio della macchina meno il lavoro di palettatura lungo il raggio della macchina. Il lavoro di palettatura è costante, non varia lungo il raggio. L'entalpia di ristagno è costante, non varia lungo il raggio. Anche l'entalpia di ristagno alla sezione 2 in realtà non varia in senso radiale e resta costante. Allora, se utilizziamo l'equazione dell'equilibrio radiale in cui abbiamo fatto anche l'ipotesi che l'entropia si mantenga costante lungo il raggio, per semplicità, la variazione entalpia di ristagno lungo il raggio è uguale a zero sia se stiamo all'ingresso del condotto statorico, sia se stiamo nell'anus tra statore e rotore, sia se stiamo all'uscita del condotto rotorico, perché appunto abbiamo ottenuto HR0 uguale costante, HR1 uguale costante, entalpia di ristagno alla stazione 2 uguale costante. Uguale CA, componente assiale della velocità, per la derivata della componente assiale della velocità lungo il raggio, più CU su R per la derivata della componente periferica per il raggio lungo R. Ma l'ipotesi che abbiamo fatto, svergolamento a vortice libero, ossia componente periferica della velocità che varia in maniera inversamente proporzionale al raggio, ossia questo è una costante, sarà K1 se stiamo all'ingresso del rotore, sarà K2 se stiamo all'uscita del rotore, ossia anche questo termine è nullo. L'equilibrio radiale implica che la derivata della componente assiale della velocità lungo il raggio deve essere pari a zero. Quindi, se le valutature sono disegnate a vortice libero, ripeto, quindi ingresso rotore, uscita rotore, deve essere soddisfatta la relazione R per C1 uguale a una costante K, abbiamo che negli anulus noi ipotizziamo che ci sia equilibrio radiale e quindi si annulla la componente radiale delle velocità, modo per farle delle cilindriche. In sovrammercato l'equilibrio radiale ci comporta che non ci deve essere variazione lungo il raggio della componente assiale delle velocità. Quindi componente assiale delle velocità costante lungo il raggio, componente meridiana, significa che la portata volumetrica si distribuisce in maniera uniforme sulla sezione di passaggio. La portata volumetrica si distribuisce in maniera uniforme, non la portata massica, però. Che noi sappiamo che per l'equilibrio radiale la pressione tende a crescere dalla base all'apice, quindi se abbiamo a che fare con fluidi comprimibili la densità tende a crescere. Quindi a parità di portata volumetrica, la portata massica in realtà sarà più elevata all'apice rispetto che alla base.
in realtà la potenza scambiata poi tenderà a essere maggiore all'apice rispetto a quella scambiata dalla base. Perché, ok, il lavoro per chilogrammo di fluido, il lavoro di colettatura è costante, ma la potenza, cioè il lavoro per portata massica elaborata a parità di sezioni di passaggio, all'apice è più grande e quindi c'è più potenza meccanica scambiata. Ora, tra l'altro, abbiamo a che fare con lavori di palettatura costanti. Ci ricordiamo che il lavoro di palettatura, ovviamente, per Eulero, ne abbiamo scritto prima, lo ripetiamo, è componente periferica, è velocità periferica U per la variazione della componente periferica. Mentre ci spostiamo dalla base all'apice della pala, la U sta crescendo. Quindi la componente periferica NP su la variazione della componente periferica dovrà diminuire quando ci muoviamo da un nozzo all'apice, in senso inverso a U. La variazione della componente periferica ci dà la deflessione che il flusso subisce quando attraversa la schiera, quindi questo significa che in questo tipo di palettature questo tipo di palettature dovranno essere tali da deflettere il flusso molto di più alla base rispetto a quanto fanno all'apice. Vi ricordate in una delle prime lezioni, con cui spesso abbiamo richiamato successivamente, noi abbiamo legato il grado di reazione cinematico in realtà alla deflessione e alla forma della valle. Lo facemmo proprio per lo stadio di una turbina, qui dimostrammo che R si lega al coefficiente di lavoro psi grande, secondo quella relazione, nel caso di stadio con scarico assiale, che è una condizione che spesso si trova soddisfatta nelle turbine. Se esplicitiamo quel coefficiente di lavoro, appunto lavoro di palettatura fratto U al quadrato, o variazione della C con U fratto U, nell'ipotesi appunto di continuare a ritenere lo scarico assiale per qualunque sia il raggio, troviamo che il grado di reazione cinematico tende a variare in maniera inversa al quadrato del raggio stesso. Quindi in realtà il grado di reazione cinematico che la pala presenta tende a variare fortemente quando ci spostiamo dalla base all'apice della stessa, quindi la forma della pala tende a variare fortemente. Con sezioni, ripeto, in cui deflettono molto poco il flusso, la pala è quasi piatta quando siamo all'apice, deflettono moltissimo il flusso alla base per mantenere il lavoro di palettatura costante e compensare la diminuzione di U che abbiamo quando, se facciamo riferimento al raggio medio, appunto ci spostiamo dal raggio medio verso il nozzo. Quindi in realtà il progetto a vortice libero è un progetto che porta una serie di problemi, perché innanzitutto le pale sono complicate da realizzare, sono talmente diverse, soprattutto quando la pala tende ad essere molto alta, che effettivamente sono complesse da realizzare. Inoltre c'è il problema che non sempre una pala di grande altezza può essere progettata secondo questa tecnica. Perché il grado di reazione tende a diminuire man mano che appunto R diminuisce, si potrebbe arrivare al caso in cui addirittura tende a diventare negativo. Quando R diventa troppo piccolo, questo termine aumenta, più di zero non possiamo scendere. Quindi ci potrebbe essere il caso che la pala è troppo alta e alla fine per i nostri calcoli di progetto addirittura non possiamo svergolare la pala a vortice libero perché al raggio di base avremo una palettatura con un grado di reazione negativo e non positivo come ci serve. Viceversa, all'apice, man mano che R aumenta, il grado di reazione tende verso 1. Quindi la palettatura appunto che deflette pochissimo.
da cui ritorna a quello che vi dicevo prima, approcci diversi oltre a quello cortice libro, che è quello storicamente più utilizzato, e che sono però un po' più complessi da un punto di vista. Ok, per quanto riguarda l'equilibrio radiale ci fermiamo qui.